amore è uno spettacolo sui legami che curano. Nasce dalle interviste fatte a persone con afasia e ai loro caregiver, osservando l'affiatamento delle coppie che si sostengono, che si danno una mano in diversi modi, dietro le quinte, proprio durante le nostre repliche degli spettacoli precedenti. Ci siamo chiesti che cosa tiene insieme una coppia nella cattiva sorte, in un periodo difficile di malattia e di sofferenza. Che cosa permette alle persone di non scappare, di restare, di rimanere? Chi non ha vissuto una storia così? È proprio in questi anni, a partire dal 2011, che è visibile anche, io credo, il progresso che gli attori hanno fatto proprio nell'andare in scena, nel voler raccontare oltre i loro limiti, delle parole che magari non vengono con difficoltà, raccontare le loro storie. L'amore che ci hanno raccontato i senior è un po' quell'amore che cura, quindi quell'amore che dà forza e che aiuta anche ad uscire fuori da situazioni negative o difficili. L'augurio di trovare davvero la forza e la possibilità di sperimentare, sì, negli ostacoli della vita, avendo qualcuno accanto.